Ma bonjour, bonjour, la zicchi, zo belli, quanto reggerà questo telefono con questa cover messo così? Ora sì, alla velloni. Dunque, mi volevo pure sistemare i capelli in un certo modo, no? Con le pinzette. Sono pessimi questi capelli, però quando non hanno né capo né coda, purtroppo, bisognava così. Allora, dunque, sono rimasta un poco assente, allora, da Instagram poi, perché ho finito Giga, e avevo messo un video vlog nell'UPC che mi ha stracato e me l'ha praticamente tolto mentre era in carica. Quindi, di per cui poscia, alza la gamba e piscia. Quindi, ho detto ora gli faccio un video un po' d'aggiornamento, visto che oggi sono di pomeriggio. E niente, allora vi metterò naturalmente, a parte ve lo dico a voce, tanto non sto a farla troppo lunga, che tanto me lo chiederete sulle labbra, c'ho Material Girl della Huda. Lo sapete che i miei Huda sono falsi, fake, a parte un paio, gli altri sono fake, che però lo stesso io mi ci trovo da Dio, perché comunque mi reggano una balla, cioè reggano tanto. Naturalmente, per averli pagati un euro e qualcosa, devo dire che non sono per niente malvagi. Allora, bimbine, vi faccio l'aggiornamento lavoro, perché devo dire che sono stati dei giorni molto intensi, quindi sarete rimaste indietro. Giorni, devo dire, perché oggi è il 25, se non mi sbaglio, e in 4 giorni neanche io ho fatto cambiato mille cose. Allora, io vi volevo mettere magari dove c'era più luce. Ovvia, qui c'avete più luce, capito, almeno. Quindi, vi aggiorno un po'. Dunque, voi eravate rimaste alle pulizie. Cosa è successo? Io vi ho fatto anche un vlog, che era quello che vi avevo messo, dove appunto vi porto con me a portare un sacco di curriculum. Chi mi segue su Instagram, cosa che dovete fare assolutamente, vi lascio qui la mia scritta Instagram. Non ci so attaccare... Non ci so mettere il disegnino di Instagram, cosa che mi piacerebbe molto, ma non lo so fare. E quindi, anzi, se qualcuna di voi mi può aiutare, non è che mi tocco il naso perché sei una pippomane, a me. Davvero, comunque sembro una pippomane perché mi tocco il naso ultimamente. Vi avevo messo quel video e è quello che poi non mi ha caricato. Cosa vi faccio con quel video? Vi porto con me a portare un po' di curriculum e l'ho portato in diversi posti. Cosa succede? Facevo le pulizie in questo posto e, come vi ho raccontato e come vi ho detto, ci pagavano a seconda di quanto eravamo. Nel senso, facevamo, per esempio, siamo state in un agriturismo e abbiamo fatto 6 ore, però eravamo 6 persone e quindi cosa succede? Te le dividano per 6 queste ore. Queste sono tutte cose che vi dico già, non so se nel video vlog o da un'altra parte, quindi non vorrei essere logorroica a ridirvele. Però io ho sempre fatto le pulizie, fatto sta che non mi era mai capitato, cioè a parte sì quando facevo gli agriturismi a suo tempo, sì, e infatti non mi tornava mai perché non guadagnavo niente, perché loro lo possono fare, ora io non so in base a cosa, però lo possono fare, praticamente ti dividono per quante siete, come del resto facevano quelli dell'Atena, che ci pagavano per camere, invece di ore, facevi 6 ore e te ne pagavano 1 ora e 50 se facevi tot camere. Anche quella è una cosa che si può fare, per carità. Poi certo, magari lì all'inizio uno ci deve prendere la mano, perché quelle ragazze che erano con me prendevano un po' più ore di me, però ribadisco che comunque lavorare 6 ore e farsene pagare o 3, anzi 1,05 o 3 o 4, quelle che sono, io vi posso garantire che per chi lavora, cioè ti sdegni, capito? Te non arrivi a fine giornata o comunque a fine stanza il lavoro con anche contenta, o comunque fai il lavoro in un certo modo, lo fai male, perché comunque già sai che verrai pagata la metà di quello che dovresti. E quindi cosa è successo? Io una volta che ho capito questa cosa, perché mi sono informata, loro naturalmente non te lo dicono assolutamente, io gliel'avevo chiesto e mi era stato detto che comunque te segnavi tutte le ore, cioè l'entrata e l'uscita, e
magari che ne so, eravamo in sei, però nell'ultimo posto dove andavo vicino casa eravamo in due a fare le stanze e quindi ti veniva diviso tutto quanto per due. Quindi dissi, vabbè, nel frattempo che non trovo niente di meglio, perché come sapete mi è finito il contratto dove facevo l'OS il 15, io il 16 ero già al lavoro a fare le pulizie. Sappiate pure che non mi pagheranno mai le ore fatte. Ora vi terrò aggiornate, ma sappiate pure questo, che non mi pagheranno neanche le ore fatte. Ora io ho disdetto il contratto perché era il contratto con il periodo di prova e avendo trovato un altro posto, ho disdetto il contratto, no? Praticamente ti viene il contratto del periodo di prova non è andato a buon fine, a buon termine. Addirittura ho chiamato la tizia dicendogliele questa, ah, ci lasci così male, ci lasci nella merda, ce lo dovevi dire prima. E io te l'ho detto quando me l'hanno detto, non è che io posso essere strega e dire oh, questi mi chiamano, cioè, l'avessi saputo nemmeno ci venivo da te, cioè, ma che cazzo, cioè, stai a dire? E quindi il giorno che ho portato diversi curriculum, il giorno dopo sono stata chiamata in un albergo che avevo portato il curriculum e praticamente sarebbe stato un part-time perfetto come volevo io, dalle 9 di mattina fino alle 1, 4 ore delle quali tutte pagate. Naturalmente gliel'ho chiesto prima, gli ho detto, guardi, ma come funziona? Le ore le pagate tutte? Lei, certo signorina, le paghiamo tutte, vabbè. E quindi il giorno dopo avevo subito il colloquio. Cosa succede? La sera stessa che sono stata chiamata da questo albergo, mi chiama il ragazzo che faceva, l'avessi così sarebbe un sogno, il ragazzo che comunque dove lavoro adesso a fare l'OS, e mi fa, guarda Camilla, perché me l'aveva accennato e probabilmente mi mancava, cioè avrei dovuto lavorare per una sostituzione di una malattia, di là era nell'albergo era la sostituzione per una maternità e inserimento in organico. Il che ero molto felice di questo perché comunque avrei avuto meno giramenti di coglioni e per un po' di tempo avrei avuto un contratto. Voi lo sapete, ve l'ho detto l'altra volta, anche se erano 4 ore, perché 9, 10, 11, 12, 1, 4 ore ti viene sulle €500 al mese, a me andava benissimo perché comunque poi il pomeriggio lo dedicavo a YouTube o comunque riuscivo a dedicare un tot di tempo a YouTube. Mi ci voglio mettere questa per vedere se mi viene le tette più grosse, no, però perché? E quindi ero felice per questo. Mi chiama il ragazzo e gli fa: mamma, mi ha chiamato questo scitto, cosa facciamo? E quindi abbiamo cercato di andare in entrambi i posti e vedere qual era appunto quello che poi sarebbe stato migliore per me. Cosa è successo? Praticamente io non ho, poi sono andata da questo ragazzo, mi ha detto che mi avrebbe fatto il contratto fino a fine agosto e poi comunque fino a fine settembre. Quindi niente, poi ho chiamato quelli dell'albergo dicendogli guarda, ho trovato lavoro come OS, è il mio lavoro. E loro mi hanno detto guarda, grazie mille solo di averci avvertito. Le ho detto Dio mio, mi sembra il minimo, cioè, che avevo un colloquio e faccio non vi avverto. E quindi niente, praticamente il giorno dopo ho cominciato subito all'istante a lavorare. Questo sarebbe oggi, che è il giovedì o venerdì, non Dio perdo i giorni. Oggi, anzi, ciao, oggi è sabato, sabato 25. Io praticamente sono già al lavoro da ieri, ok? Ok, voi lo sapete, tanto io fermo, non ci posso sta. Più che altro mi piace. Perché mi sono truccata molto leggera, ultimamente mi piace il trucco. E quindi niente, sono già 2 giorni. Allora, non lavoro con gli anziani, ma lavoro con i disabili. Io avevo lavorato con i disabili qualche tempo fa, un paio d'anni fa, per un mese di una sostituzione. Allora, è una cosa molto diversa. Allora, gli anziani. Allora, io per una vita, praticamente ormai sono 13 anni, lavoro, ho sempre lavorato con gli anziani, non con i bambini e né tantomeno con i disabili, ma è tutta un'altra cosa. L'anziano è brutto da dire, ma è una cosa più meccanica, nel senso l'anziano lo sistemi e lo metti là. Ed è molto diverso, insomma, il bambino poi, per carità, cioè, i bambini è tutta un'altra cosa. E allo stesso tempo. Vi volevo far vedere lui e poi ve lo mostrerò nel video del LOL. E i disabili comunque dove lavoravo io ai suoi tempi era un centro diurno, quindi c'è cosa vuol dire il centro diurno per chi non lo sa.
vuol dire che i ragazzi vengono durante il pomeriggio, ok? Durante poi l'arco della notte vanno a casa dai genitori. E niente, praticamente ho lavorato, ecco, soltanto per questo periodo qui. Questi capelli, ragazzi, io ho comprato queste grappettine così, cioè come non metterle praticamente. E cosa succede? Ieri è stato il primo giorno, devo dire che a parte ho trovato un ragazzo con cui facevo il corso, quindi sono molto contenta di questo. E devo dire che le persone lì, comunque i miei colleghi, molto disponibili, carini. Poi certo ci sarà sempre quella più simpatica, quella meno, quella più è. Però devo dire che come corpo di colleghi, o comunque come staff, sono rimasta stracontenta, perché dopo l'ultima esperienza, strano, perché io comunque non ho mai avuto brutte esperienze con i colleghi, perché sono una persona che va al lavoro per lavorare, non per battibeccare, non per cazzeggiare, e quindi comunque sono poi rimasta sempre abbastanza simpatica, uno, e due, sono comunque sempre lavorato, quindi non ho mai avuto grandi problemi con i colleghi, a differenza dell'ultimo posto dove ero. Purtroppo ci ho trovato un po' di nonnismo, ma più che nonnismo, avete visto quei posti dove tutti baci, amore, tesoro, e poi dietro se ne dicano di peste e corna, perché poi te le senti, no? E quindi vabbè, niente, era un posto in cui mi sono trovata un po' così, però va bene, insomma, nella vita non si può avere tutto. E lì invece, ora dove sono stata ieri, devo dire è un bel posto. Mi piace, mi è piaciuto, anche se devo dire che ieri mi sono sentita completamente che non servivo a niente, perché nonostante fosse tutti quegli anni che facevo un lavoro, io lì dentro mi sono sentita inutile, ecco, inutile, perché era totalmente diverso dal lavoro che io dovevo fare e che ho sempre fatto, e quindi mi sono sentita davvero totalmente inutile. E questa cosa non è, io non mi succede mai, perché comunque sono una persona che si dà da fare a mille, specialmente lo stesso nelle pulizie. Il giorno che si è fatto queste pulizie in albergo c'era una ragazza nuova che ci ha fatto fare tardissimo, appunto, forse avevo già detto anche questo, e la mia capa mi fa: vai vai Camilla, dagli una mano te, svolta la testa situazione. Quindi voglio dire, no, mi sono sempre sentita e sono sempre stata molto attiva nel lavoro, quindi ritrovarmi ieri così spiazzata, perché comunque non lo so, ecco, mi sono sentita un po' spiazzata, però devo dire che so contenta, però dal niente al troppo. Cioè io sono stata in questo periodo senza fare, non senza fare niente, però lavorando in un posto di merda, quando poi per l'appunto lo stesso giorno mi hanno chiamato in due posti, sarebbero state molto buone tutte e due. Ora, questi sono tutti curriculum che io ho portato a mano, ragazze, quindi mi raccomando, ve lo dico anche nel vlog, tante di voi mi hanno chiesto: ma come fai, pippuppa? Ok, internet, io ho sempre mandato curriculum tramite internet, però mi raccomando, se ho notato specialmente ultimamente, magari forse prima no, ma ho notato che specialmente ultimamente portare a mano il curriculum è una cosa molto importante. Cioè voi portateli, casomai verranno buttati, ma sprecate quattro fogli, cioè. E invece se magari poi qualcuno vi chiama, potete avere una buona possibilità di essere inseriti. L'altra cosa che vi volevo dire, mentalmente è un periodo molto buono, sto molto bene, perché per l'appunto, come vi ho detto, leggendo il mio libretto, che per l'appunto ora è diversi giorni e non lo leggo, mi rendo conto che davvero sto cercando di fare un lavoro su me stessa, un lavoro mentale più che altro, no? Quindi mi raccomando, bimbe, non vi abbattete mai, è una scia positiva, nel senso è una scia mentale che, a seconda di come voi state, questa scia mentale vi, appunto, avete questa scia e quindi vi accompagna. Io non ci ho mai creduto a queste cose, io alla sfiga, fortuna e sfiga, non ci ho mai creduto. Aline invece ci crede tantissimo alla sfortuna. Secondo me non è assolutamente così, la sfortuna è soltanto una cosa mentale, perché allo stesso tempo, quando io appunto ho avuto questi problemi lavorativi o comunque lavoravo poco,
mi sono buttata giù, no? Come tutte le persone, oddio, non lavoro, e ti butti un po' giù, ma allo stesso tempo poi se cominci a lavorare la testa va e quindi non c'è problemi, cioè è proprio una cosa mentale. Quindi mi raccomando, non vi buttate mai giù, ragazze, il lavoro c'è. Naturalmente ci sono degli ambiti, guardate me, che è una vita che fosse lavoro, ero questi 5 anni in domiciliare, ma gli ultimi 3 anni ho girato un sacco di case di riposo, volendo quando entri nel giro poi entri, e invece probabilmente vedi in diversi posti non mi hanno preso per i tatuaggi, in altri perché ho avuto altri tipi di problemi, e invece te il tuo lavoro lo sai fare, quindi comunque un po' ti abbatti, però come vedete io ho sempre cercato di fare di tutto e di più. So che le pulizie comunque sono sempre pulizie della mamma, infatti per quello mi ha detto: Cami, scegli il tuo lavoro perché l'altro è comunque pulizie. Ok, e questo è vero, però fateci, cioè io ci ho pensato anche a dire che lì ci potevo avere 9 mesi di lavoro a dritto, mentre dico ora faccio fino a settembre, sbom. E poi sono di nuovo in cerca, quindi, però dai, è così. Purtroppo fino a che non troverò, e vi giuro che non ne posso più, è 3 anni perché io sono stata 5 anni in domiciliare, senza TFR, senza niente perché avevo la partita IVA, quindi vi posso garantire che ora che sto 3 anni e comunque cerco una stabilità, l'unico posto dove la potevo trovare, dove avevo potuto trovare stabilità, c'erano anche delle altre pieghe, quindi la benzina, la lontananza, questo è molto vicino, quindi questa è la cosa buonissima che a me mi... La cosa è strabuona che sia così vicino a casa mia, e quindi comunque sia, essendo così vicino, ci sono i bus, c'è la possibilità di muoversi in un altro modo, e comunque la benzina gli vuol dire, cioè io quando andavo al lavoro a Radda spendevo 25 euro di benzina, prendendone 1000 qualcosa ti considera 700, le metti solo di benzina, quindi purtroppo va considerato anche questo. E quindi niente, dai, ora sta andando bene così, fino a fine settembre ce la godiamo, comunque ce la godiamo nel senso, io mi impegnerò al massimo, e chissà, speriamo che veramente questa scia questa volta sia positiva. Bimbe, io vi dico ciao, vi saluto, ho fatto questo aggiornamento naturalmente per farvi sapere come sto, e ora vi faccio un piccolo haul perché ho comprato 4-5 cazzate, però come questo, che sono delle cazzate e non posso non farvi vedere. Vi mando un grande bacio, fate brave, spippeggiate po', aspetto i consigli sui video, perché sì, mi avete dato qualche consiglio, ma la maggior parte delle volte mi dite le stesse cose, anche un my life, ok, ho buttato giù qualche bozza, quindi vediamo. Perché bene o male anche dei my life sul rapporto genitoriello ho già fatti, e rifarli non vorrei, potesse poi diventare una rottura. Abbiamo scelto alcuni prodotti con Aline per fare il video degli assaggi, snack, quelle, e sto cercando qualche prodotto e comunque si conosca un po' meno, non è che vi posso fare gli assaggi del tronchi, cioè per dire. Vi mando un bacio, qua è piovuto a dirotto, è un tempo di calca. Io vi mando un bacio, io e il mio cadavere.